Ciao Vogue, sono Kasia Smutniak e questo è In The Bag. In realtà non uso le borse, non me ne frega niente. Solo quando per forza bisogna viaggiare bisogna andare in giro e quindi questa ce l'ho da anni e si vede. Ed è anche molto scomoda come borsa perché pesa tantissimo già da sola, però mi piace. È anche conciata in una certa maniera, ci sono delle cose appese che hanno perso anche il colore. Ecco, questo è un pezzo di stoffa che proviene dal Mustang in Nepal. Sono molto affezionata, sai, come quei braccialetti che uno ce l'ha al polso e si devono staccare da soli. Ecco, io non li posso mai avere perché lavoro, devo sempre togliere tutto, i gioielli, gli orecchini, i piercing e anche i braccialetti portafortuna. Quindi questo braccialetto è appeso alla mia borsa. È estate, quindi nella borsa non possono mancare certe cose. Tante. Una, due, tre, quattro. Creme solari. Non mi posso abbronzare e quindi vivo di creme solari. Ecco, tante. Le provo tutte. Le farmacie le prendo d'assalto nel mese di maggio circa, fino a ottobre. Sono un'esperta nelle creme solari. Queste sono tutte a protezione 50, ma comunque non bastano. E porto anche, quasi sempre, ahimè, un cappellino per coprirmi dal sole. E poi dei guanti, che devo dire se ci sono delle cose fighissime, del fatto di avere la vitiligine, è la possibilità, o meglio, l'esigenza di portare dei bellissimi capelli e dei guanti, che altrimenti sembri un cretino. E li porto quando guido. Roni Diva, no? C'è un occhiale. Dai, mi fate fare cose che, di quale poi me ne vergogno. Su. Quanto tempo avete, ragazzi? La borsa ha un sacco di roba qua dentro, eh? L'agenda. Mi piacerebbe dire che ho sempre questa agenda con me, ma non è vero. Da quando non porto le borse, non ho neanche le agende con me. Ogni anno compro la stessa agenda, nera, uguale, pari pari. Qua dietro ci sono tutte le mie password. No, non dovrei dirlo. Vabbè, l'ho detto. Non mi fido perché ho paura di perdere tutti i dati, quindi li trascrivo di nuovo a fine anno sull'agenda nuova. Ma, come ben sapete, di password ne abbiamo tante e spesso ci chiedono di mettere una nuova. Quindi da una semplice cosa poi diventa 1, 2, no? E tutti i numeri. Quindi io poi cancello e metto le nuove finché non mi stufo e non lo faccio più. Quindi le password che ci sono qua probabilmente non sono più valide. La cosa peggiore, la borsa con il mio nome sopra. Vergognati. Devo dire che la borsa è una delle cose più intime, non vuoi condividerla. Allora è vero, ho le scene di ieri per forza, perché stavo sul set. Questa è la prima scena, la prima immagine della seconda serie, scritta qui. Se la perdo mi uccido. Poi stranamente normalmente c'è scritto il mio nome sopra, qua non c'è scritto niente, quindi non dovrei perderla. La butto, che è meglio, tanto non mi serve più. Non è che ogni attrice adesso ha delle scene, perché se no sembriamo un branco di... No, è capitato. Perché in questo momento lavoro, quindi è capitato. Andiamo in diretta che cavolata ho comprato, magari mi devo vergognare. La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Cinema. Ma di prima della pandemia, ragazzi. 2019, capisci? Cioè, potrei trovare qualsiasi cosa qua dentro. Mi ricordo, sono andata a vedere questo cartone animato con mio figlio. Bel ricordo. Sembra che sono passati 10 anni. Giuro, non so perché, Tiger Balm. Perché? O sarò stata raffreddata e prima della pandemia, non lo so. E adesso vi spiego perché questa borsa pesa così tanto, perché se ti porti Tiger Balm, ok, non lo so, onestamente non ho la minima idea perché questa cosa è nella mia borsa. Le cuffiette. Io con questo oggetto in realtà ci lavoro proprio, è come se per ogni film, ogni personaggio, mi faccio una mia playlist.
questo mi serve anche un po' per concentrarmi, anche per isolarmi quando uno sta sul set. Mi creo delle playlist che poi è bello ascoltarlo nel tempo, perché mi ricordano queste esperienze più che altro, perché ogni film è un'esperienza. La playlist, diciamo, che si crea normalmente alla fine del film. Cioè qualcosa che magari mi piace in quel momento, che mi riporta alla situazione che sto vivendo sul set. Il problema è che questa cosa deve essere caricata e io non mi ricordo mai di portare il caricabatterie. Ecco, questo è un braccialetto della mia scuola che si trova nel Mustang, nella regione del nord del Nepal, dove attualmente ci sono 90 bambini e la scuola è aperta e stanno andando avanti. E mi piace tantissimo portarlo. È un mala. È un semplice mala, quello che abbiamo fatto, abbiamo aggiunto questa targhetta con il simbolo della pietra Taricone Onlus che ha disegnato mia figlia quando aveva 6 anni, ed è un cuoricino con le manine e i piedi che sorride, è una cosa molto bella, e questo braccialetto è sempre con me, o addosso o in tasca o da qualche parte comunque vicino. Ho un iPad che con il cosciale, perché si è completamente rovinato quello vecchio, quindi sto andando in giro così. È pesante anche questo, devo dire. Però un cosciale è comodo, che così quando volo lo si fissa qua e non si muove più. Questo ce l'hanno tutti i piloti, onestamente. Adesso è più facile volare con l'iPad, perché hai tutte le carte di volo, tutto quanto qua dentro. Però non basta, perché se si scarica, se succede qualcosa, rimani senza. Quindi comunque questo è un backup. E poi ci sono altre carte. Un elastico per i capelli. Ecco, questo, vedi, è talmente vecchio che non è leggibile. Non so, è un altro scontrino, non sapremo mai. Mistero. Chissà che cosa ha comprato. Ragazzi, Buscopan. Mascherina FFP2. Vogliamo andare avanti, vedi? Perché ho questa cosa dentro? Altra crema. Telefonino. Un'altra crema. Un'altra cosa per i capelli. 2 ne ho. Si sa, sono pure belli grossi, eh? 2. Un altro braccialetto del Mustang. Un'altra di queste, perché sembra, se non ce l'ha, sembra che va nel panico lei. Un altro paio di occhiali. Questo. Cosa si capisce della mia vita da questa cosa? Che sono una casinara? Speriamo di no. Ah. Guarda. Ok, adesso capisco. Molto bene. Tutto questo, vai, metti. Ciao Vogue, sono Kwasia Smutniak. Se volete guardare altri video, cliccate qui. 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 Facciamo un po' più versioni, così sappiamo dove.